Strade del Giro, il racconto della Corsa Rosa. Buon pomeriggio da Giovanni Scaramuzzino, studio G1A di Saxarubra. Buon pomeriggio anche a Giacomo Tronci, parte tecnica per lui, e la regia di Ombretta Conti. Ancora Sicilia, ancora Etna, già traguardo di tappa un anno fa al Giro. Ancora quindi il gigante che sovrasta Catania, affrontato da un versante diverso. Ancora emozioni, speriamo. Già tre le vittorie italiane, la doppietta allo sprint di Viviani e l'allungo in volata ieri di Battaglin. Cosa succederà? Anzi, cosa sta già succedendo sulle pendici del vulcano? Subito la linea a Emanuele Dotto e Emanuele Codignoni. Buon pomeriggio, un giardino di pietra fra ginestra e campi di lava, questa è la fotografia che vi mandiamo dall'Etna. E torniamo da Moto 1, Massimo Ghirotto, per definire la situazione in testa alla corsa. Vai Massimo. E allora, quando mancano ormai 4 km all'arrivo, c'è un corridore solo al comando, è il colombiano Chavez Rubio. Lo insegue una ventina di secondi, quattro corridori: Omen, Ciccone, Hermans e Heeman, il 184. E quindi siamo qua in una situazione un po' difficile, perché abbiamo sempre i commissari di giuria che ci mandano via, quindi cerchiamo di fotografare così a colpi questa situazione. Comunque la strada ha spianato, adesso Rubio viaggia veramente veloce, sta viaggiando a 30-32 km all'ora. Avanti, avanti Moto 1, Mario, avanti Paco. Giovanni e Sebastiano Chavez Rubio al comando, ma andiamo in corsa Moto 2 per sapere se i big si muovono o stanno continuando a sonnecchiare in questa prima tappa in montagna del Giro d'Italia. Vai Antonello Brughini. Francamente qualche problema, ti dicevo, curve contro curve, Emanuele, anche noi francamente abbiamo qualche problema con la giuria, cerchiamo in qualche modo di rispettare le regole. Intanto continuano a staccarsi molti corridori, vediamo Betancourt, abbiamo visto qualche istante fa un Fabio Aru molto determinato, molto concentrato, ci crede insomma il corridore in maglia tricolore al suo fianco, proprio in questo momento la maglia rossa di Rohan Dennis. Insomma, chi sparerà le prime cartucce è il momento di farlo, voi. E tra l'altro Esteban Chavez Rubio è anche messo bene in classifica, meno di 50 secondi di vantaggio, di svantaggio dalla maglia rosa, dunque con gli abboni tutto andando a conquistare la tappa potrebbe anche andare a conquistare la maglia rosa, insomma, cosa che questo è il motivo per cui sta rilanciando così tanto l'azione, mentre cominciamo a vedere in difficoltà in meno 3 km 400 metri la maglia rosa, Rohan Dennis appunto, che inizia a staccarsi. Abbiamo visto anche un attacco di Dumoulin, Paolo Bettini. Sì, e i bigs iniziano a muoversi. Chavez sta ormai, deve raschiare il barile, ci deve credere, ha una grande opportunità sia di vincere la tappa e addirittura con la maglia rosa che va in difficoltà, ancora più possibilità anche di mettere la maglia rosa. Pozzovivo è molto tranquillo, hanno fatto un'inquadratura prima, molto sereno in faccia, risponde agli attacchi, dietro però non c'è, dopo l'attacco di Dumoulin vedi che si studiano, c'è ancora fase di attesa. Moto 1, Massimo Ghirotto, la situazione a 3 km e 100 metri ecco, dalla allora conclusione. Chiedo scusa per la concitazione prima, ma eravamo in un momento abbastanza difficile. Adesso ci siamo fermati un attimo, abbiamo aspettato Rubio Chavez che sta salendo veramente forte. Siamo a 3 km all'arrivo, curve contro curve, anzi sono veramente dei tornanti impegnativi. Viaggia a circa 25-24 km all'ora, diciamo 39-17 potrebbe essere il rapporto idealmente che sta usando Rubio Chavez. Abbiamo anche tentato di metterci dietro, ma lo spazio non è ancora sufficiente per controllare l'azione del colombiano Rubio Chavez, ormai mancano 2700 metri all'arrivo, Paico. E ai meno 3 invece dal traguardo si è mosso Domenico Pozzovivo, l'avevamo detto, l'avevamo visto pedalare bene in testa al gruppo, ha lanciato la sua rasogliata, gli sono andati indietro in tre, sono due uomini della Mitchelton Scott, anzi un uomo della Lotto Jumbo, un uomo della Mitchelton Scott e un altro uomo della France de Jeu. Ora è in seconda posizione di questo gruppetto Domenico Pozzovivo, proprio quando transitano sotto lo striscione dei meno 3, la parte nel bosco, una parte in cui la salita rifiata leggermente, si attraversa il bosco per poi uscire in questo spettacolare anfiteatro che è questo campo di lava. Pozzovivo ora a trainare il proprio gruppetto. Andiamo Moto 2 da Antonello Brughini per sapere la situazione della maglia rosa che abbiamo visto in grave difficoltà.
Esattamente, Emanuele, allora proveremo in qualche modo a raccontarvi la sofferenza proprio dell'australiano Rohan Dennis, che adesso pedala praticamente a 15 metri dalla nostra motocicletta. Sul suo volto i segni evidenti della fatica, una pedalata legnosa. Adesso Dennis da solo, completamente da solo, affronta una curva a sinistra, ma la maglia rosa è in grandissima difficoltà. A voi. Paolo Bettini, una considerazione su questa tappa: non ci saranno grandi distacchi, ma una tappa che fa male. Una tappa che fa male, si stanno muovendo tutti, chi per attaccare, chi per difendersi. Abbiamo visto Pozzovivo in prima persona, ha reagito Dumoulin e dietro abbiamo intravisto anche Froome, che ha preso definitivamente iniziativa e ha detto ok, mi devo muovere anch'io perché stanno attaccando. Esteban Chavez Rubio al comando, sentiamo Massimo Ghirotto se può intervenire da Moto 1. Sì, eccoci qua, siamo a 1700 metri dall'arrivo, a 22 secondi è il vantaggio del colombiano, anzi siamo a 2 chilometri d'arrivo, chiedo scusa, abbiamo aggiornato così il nostro contachilometri. Un Chavez che sta veramente viaggiando forte, ha sempre le mani alte da buon scalatore, diciamo che la sua non è una grande altezza, è alto 1,60 e pesa 54-55 kg, è il classico colombiano che sa fare le variazioni e alzarsi sui pedali. Noi siamo usciti dalla vegetazione, adesso vediamo solo lava, veramente un bel scenario. Paco Domenico Pozzovivo davanti a trainare il gruppo, si è mosso anche Dumoulin, gruppo che si è ricompattato, da segnalare in questo gruppetto che si è andato formandosi a 24 secondi alle spalle del fuggitivo. C'è anche un compagno di squadra proprio di Chavez Rubio, ovvero Simon Yates, che può diventare un uomo fondamentale. In questa fase è fondamentale, lui la chiave di lettura del finale, perché dietro Pozzovivo fa il suo passo. Ci sono stati gli ecco qua, questa è un'azione importante. Adesso è Miguel Angel Lopez. Angel Lopez che è partito da dietro, ha rotto l'indugi. Molto lucido Pozzovivo, come dicevo Yates è il lago della bilancia perché crea disturbo. Vediamo che si controllano, adesso ci ricrede ancora Pozzovivo. Ci ricrede ancora Pozzovivo con Adam Yates nella funzione di stopper, a tagliare, diciamo a spezzare i cambi, per così dire, andare a fermare. Infatti in questo momento c'è stato appunto lo scatto proprio di Domenico Pozzovivo, che è stato subito stoppato da Adam Yates. La salita maggiore è terminata, c'è questo falso piano che porterà al traguardo al comando Esteban Chavez Rubio, ma tornerà in corsa dalle moto prima Moto 2 Antonello Borghini per sapere la situazione della maglia rosa, che sta continuando a perdere. Eh sì, ormai l'abbiamo superato Emanuele, perché sta continuando a perdere, veramente sofferente Rohan Dennis, lo abbiamo visto proprio pedalare con grandissimo affanno, ripetiamo ancora, pedalata molto dura, molto legnosa, Rohan Dennis veramente in grande affanno. Adesso cerchiamo invece di portarci alla ruota di Fabio Aro per cercare di capire come cercherà di affrontare questi ultimissimi metri, comunque da apprezzare il tentativo di Domenico Pozzovivo. Siamo a 10 metri da Tom Dumoulin, a voi. Torniamo ancora in testa alla corsa, poi commenteremo con Paolo Bettini un attacco, mi pare abbastanza indicativo, di Yates. Vai Massimo Ghirotto, Moto 1. 1300 metri, sarà ultimo intervento. Sotto di voi l'arrivo, Paico definitivamente. Massimo Ghirotto ci ha dunque detto che Chavez Rubio si sta involando verso il traguardo, mancano 1000 metri alla conclusione. Paolo Bettini, Yates all'attacco, cosa vuol dire? Io non ho troppi capelli, mi si sono drizzati quando l'ho visto che si è alzato sui pedali, perché con il compagno davanti che va a vincere tappa e a prendere la maglia doveva stare fermo, però ha ragione lui, perché ha fatto un vuoto incredibile in un attimo, ha staccato completamente i suoi compagni di gruppetto. È il giorno, come abbiamo detto prima, che le forze in campo le scopriamo squadra per squadra man mano che risaliamo. Abbiamo visto che la Mitchelton ha due uomini che sicuramente ci faranno divertire in queste settimane. Certamente. Tra l'altro invece c'è da segnalare che sono rimaste alle spalle proprio di questo gruppetto Froome, Aru e Dumoulin, che si erano anche leggermente staccati e poi sono riusciti a rientrare sul gruppo, mentre intanto Yates ha raggiunto Esteban Chavez. Clamoroso, davvero grande, straordinaria la prestazione di Simon Yates, il corridore britannico della formazione australiana Mitchelton Scott, il cui capitano in teoria dovrebbe essere Chavez Rubio, ma il capitano è quello che ha più birra. Infatti Yates
se continua a scattare e a mettere in difficoltà il suo compagno, il colombiano, che pregustava già la vittoria. Adesso si andrà a questo sprint a due fra Chavez, Rubio e il corridore Yates. A uno la maglia, a uno la tappa? Probabilmente è così, perché Chavez Rubio può indossare la maglia rosa, mentre Esteban Chavez Rubio può conquistare la maglia, Yates può conquistare la tappa. Una bellissima impresa quella del britannico, si volta al comando Yates, in seconda posizione Chavez Rubio. La pedalata di Rubio è adesso un pochino affaticata, non c'è neanche lo sprint, si limita a controllare la situazione Yates. Simon Yates al comando, Esteban Chavez Rubio. Su chi scommetti, su Rubio o su Chavez? Chavez maglia rosa, Yates si va a prendere la tappa dell'Etna. Benissimo, infatti è Yates al comando, in seconda posizione Rubio, va a vincere il corridore della però lascia passare il suo capitano, bellissimo, lascia passare il suo capitano ed esulta come se avesse vinto lui. Grande gesto di nobiltà o di squadra, Paolo Bettini? Ah, questa è nobiltà, gentilezza, squadra. Qui abbiamo visto tutto, ha dimostrato di avere una gamba incredibile Yates, ma i ruoli sono chiari, il capitano è Chavez e ha vinto Chavez, che probabilmente conquisterà la maglia rosa. C'è l'attacco di Thibaut Pinot per cercare di intascare i punti del terzo arrivato. Chiude Thibaut Pinot in terza posizione, Pozzovivo è quinto, preceduto anche da Gesink. Ordine d'arrivo della sesta tappa Caltanissetta Enna, ha vinto il colombiano Esteban Johan Chavez Rubio della formazione Mitchelton Scott in 4 ore 16 primi 11 secondi, alla media di 39.581, che per una salita così impegnativa come l'Etna è una salita, è una media altissima. Al secondo posto il compagno di squadra Simon Yates, che intasca 6 secondi da buono. Al terzo posto il francese Thibaut Pinot con un ritardo di 26 secondi, 4 secondi da buono per lui. Poi il corridore australiano Bennett, Domenico Pozzovivo, Lopez Moreno, Carapaz, Dumoulin, Fabio Aru, Christopher Froome, Ben Hermans e Ben O'Connor, tutti con un ritardo di 26 secondi. A 40 secondi Ben Hermans, il corridore belga della Israel Cycling Academy, poi ancora Bilbao, Omen, Henao Montoya, Woods, Nieve Iturralde e via via tutti gli altri. Ma quello che conta è la classifica della maglia rosa. Dovrebbe essere Simon Yates il corridore che indosserà la maglia di leader della classifica a tempo. Questo vuol dire, Paolo Battini, che hanno fatto meglio i conti quelli della Mitchelton Scott che noi, che di matematica ne capiamo e di aritmetica ne capiamo poco. Direi che molto lucidi. Questo vuol dire che oltre ad andare forte vale la regola che quando uno va forte anche la testa libera e lucida. Yates si è sacrificato in finale, ha lasciato la vittoria di tappa a Chavez, meritatissima dopo la tappa di oggi. Yates in maglia rosa è stato comunque un bel gesto, credo, sì, ma indipendentemente dalla maglia rosa di Yates comunque lo voglio leggere come un rispetto per il capitano, perché questa squadra crede in Chavez dopo il secondo posto al giro di un paio di anni fa. Diamo la classifica della maglia rosa e poi daremo la linea al nostro studio. In maglia rosa c'è il britannico Simon Yates della Mitchelton Scott, a 16 secondi in seconda posizione l'olandese Tom Dumoulin, a 26 secondi il compagno di squadra il colombiano Chavez Rubio, che ha vinto la tappa. Poi Domenico Pozzovivo quarto, primo degli italiani, a 43 secondi, Thibaut Pinot quinto a 45 secondi, Rohan Dennis la ex maglia rosa a 53 secondi in sesta posizione, poi lo spagnolo Bilbao a 1.03, Christopher Froome a 1.10, Fabio Aru a 1.12.